Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Glielo Dico Io, la vostra pillola settimanale di cinema da mandar giù tutta ad un fiato. Questa settimana grandi emozioni al cinema per tutti i gusti, pronto a scoprirle? Te le dico io. E iniziamo subito con 10 Cloverfield Lane. Dice che roba è un film esplosivo, letteralmente. In un rifugio sotterraneo si trovano una ragazza e un misterioso guardiano. La giovane di nome Michelle si è risvegliata in quello scantinato dopo un incidente stradale e il suo inquietante compagno le rivela che un attacco nucleare ha devastato il mondo. E maronne che! Risveglio piacevole, no? Esordio alla regia cinematografica di Dan Trachtenberg, che prova a tenerci per un'ora e mezza con il fiato sospeso. Ci riuscirà? Scopritelo a Le Cinema! Ad aiutarlo il suo scintillante cast composto da John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, Matt Vairo e John Gallagher Jr. Curiosi di scoprire cosa è successo davvero al di là delle porte del bunker? No? E allora per voi ho The Dressmaker, il diavolo è tornato. Ne abbiamo già parlato nel ficcanaso tutto dedicato a lei qualche giorno fa. Torna la divineggiante Kate Winslet in veste sexy, pungente e vendicativa, affiancata dal fratellino prestante di Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, e dal sempre serissimo Hugo Weaving come non l'abbiamo mai visto. È la storia di Tilly, una giovane e bella donna che dopo aver trascorso molti anni in Europa, torna nella sua piccola città natale in Australia, dalle più importanti case di moda parigine a un contesto rurale, e Tilly rivoluzionerà la sua vita, ritroverà la madre, si innamorerà inaspettatamente di Teddy e soprattutto si vendicherà per essere stata cacciata dalla sua terra. Grazie alla sua professionalità e alla bravura maturata con anni di esperienza, Tilly riuscirà a trasmettere alle donne di Dantar il suo incredibile senso della bellezza e dello stile. Dietro la scrittura e la macchina da presa di questo film c'è la mano tagliente di una donzella, Jocelyn Moorhouse, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica, non a caso australiana. Cioè, penso che non a caso sia il fatto che la protagonista Kate Winslet sia australiana pure lei. No, al contrario. Vabbè, se siamo capiti, no? Comunque, questo mi ispira davvero molto. E a voi? Se invece vi piace Matthew McConaughey e il suo faccione monolitico e di rara espressività, non nel senso che raramente si trova uno così espressivo, nel senso di rara, cioè rara espressione, cioè nel senso che tipo raro che cambia espressione dalla faccia. La dolce Naomi Watts e il profumo d'Oriente Ken Watanabe. Tiè, che presentazione. Allora vi consiglio La foresta dei sogni. L'amore e la perdita conducono Arthur Brennan in Giappone, nella fitta e misteriosa foresta di Aokigahara, nota come la foresta dei sogni, un luogo in cui uomini e donne si recano a contemplare la vita e la morte. Lì Arthur incontra Takumi Nakamura, che come lui sembra aver perso la strada. Incapace di abbandonare Takumi, Arthur usa tutte le sue energie per salvarlo. I due intraprendono un cammino di riflessione e di sopravvivenza che conferma la voglia di vivere di Arthur e gli fa riscoprire l'amore per sua moglie. Gus Van Sant è dietro la macchina da presa e ancora una volta si scontra con il dolore e la rinascita umana, dopo essere stato già regista di Milk, Elephant e Will Hunting, Genio Ribelle, e anche di Belli e Dannati. Beh, non si può essere perfetti, no? Succede anche ai migliori. In chiusura vi annuncio un nuovo evento speciale. Lui è tornato, il titolo di una pellicola davvero particolare. Vi dico solo questo: cosa accadrebbe se Adolf Hitler si risvegliasse ai giorni nostri? Commedia e satira sociale per riflettere sul presente e su quanto siamo vaccinati contro la violenza e il nazismo. Lo trovate al cinema 26, 27 e 28 aprile o in esclusiva su Netflix. Io l'ho già aggiunto nella mia lista Netflix delle cose da guardare. Grazie per aver visto questo video, passate su screenweek.it per non perdere nessuna cine news e scaricate la nostra app gratuita Screenweek TV per guardare i nostri video ovunque voi siate. Io invece sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!